appunto subiscono come maiali e cinghiali, su cui magari torneremo, processi qualora si comportino da lupi. Da lupi. Per allora ovviamente era terrore puro. Ecco, il lupo era veramente il pericolo, era veramente considerato il pericolo. Sì, perché attaccavano in branco e erano, come si sa, i lupi sono bravissimi proprio a far squadra e quindi suscitavano enorme paura, tanto che addirittura c'era la credenza, io vi cito una poesia di Villon molto bella, in cui la riprende, cioè che anche d'inverno, quando i lupi hanno meno preda, vivono lo stesso perché mangiano il vento e quindi sono invincibili. Però c'è anche una storia interessante nel fatto che si racconta che quando l'uomo incontra il lupo è assolutamente cruciale chi dei due vede l'altro per primo. Quindi se è l'uomo che vede per primo il lupo scappa. Se invece è il lupo che vede per primo l'uomo, l'uomo rimane immobile. E persino Sant'Agostino si interroga sui lupi nella città sì, di Dio. Sì, sì, sì. E, ecco, però, finendo questa piccolissima cosa, se permette, allora c'è una miniatura dove appunto si vede la caccia, e credo che sia la pagina dopo che le sta girando, e dove c'è però un cacciatore che è inginocchiato, che sembra che chieda perdono, e un lupo che lo guarda. Ed è appunto il fatto che in questa miniatura dove c'è la caccia, però è successo che un cacciatore è stato visto per prima dal lupo. E proprio nel testo medievale si dice: da questo deriva lupus in fabula. Ed è la cosa che ancora noi oggi diciamo, perché se noi parliamo di qualcuno, quando questa persona, se per caso arriva, ammutoliamo. Ed è proprio una storia che dal Medioevo è giunta fino a noi. Ecco, e Sant'Agostino per l'appunto, perché ne parla un po' inserendoli nelle razze mostruose, un po' teme che gli uomini possano essere trasformati in lupi, quindi che il lupo sia, diciamo, l'esito finale di un sortilegio nero. Nero. E beh, e d'altra parte c'è ancora in fondo, anche ai nostri tempi, c'è il mito del lupo mannaro, che è l'uomo che si trasforma in lupo. E appunto questo di Sant'Agostino è molto interessante, perché è il primo accenno in fondo al potere di donne, che sarebbe anacronistico dire streghe, ma che comunque hanno già la possibilità di trasformare, non so, se forse potremmo pensare a Circe, allora forse come retaggio, gli uomini in lupi. Abbiamo parlato anche di cinghiali poco fa, gli orsi li abbiamo fatto cenno, ma erano molto temuti. La domanda è: cosa cambia dopo San Francesco? Ecco, dopo San Francesco cosa cambia? Infatti io finisco dicendo e oggi? Però quello che cambia San Francesco è l'atteggiamento di lui verso gli animali, cioè lui ha l'idea, appunto, è ben conscio che quel mondo vegetariano del primo racconto del Genesi è finito, che ormai anche gli animali sono carnivori, e quindi nel fioretto di San Francesco e il lupo che minacciava gli abitanti di Gubbio, il discorso che lui fa al lupo, gli dice: io so che tu per fame hai fatto questo, perché sei stato creato carnivoro. E quindi forse è l'unica persona nel Medioevo che ha l'idea della necessità che ha il lupo di mangiare, e quindi del problema del lupo, tant'è vero che dice agli abitanti: se non gli date da mangiare, il lupo farà sempre così. E l'altra cosa ancora è che lui lo chiama fratello, quindi ha un'idea di una creazione dove non c'è l'uomo al centro della creazione, ma invece che la creazione è stato qualcosa di estremamente generoso, dove c'erano animali e uomini insieme. Senta, Chiara Frugoni, la domanda evidentemente non può non seguire al cenno che lei faceva al processo nei confronti degli animali. Ma per gli animali medesimi, che comunque provenivano dal giardino dell'Eden, erano stati nominati, parlavano una lingua che in qualche modo era riconoscibile, era prevista redenzione? Era previsto un al di là, un ritorno all'Eden? Era prevista un'anima? Su questo appunto anche nel Medioevo si interrogavano ancora di più, forse anche nel 400, nel 500, cioè questa idea se anche gli animali possono entrare in paradiso o no è un problema che si sono posti, senz'altro. Per esempio negli ibridi si pensava che andassero in paradiso, perché incontrando Antonio Abate, un satiro,
questo satiro che viene descritto proprio come il satiro dell'antichità, con le orecchie a punta, con piede di capra, chiede che Antonio preghi per lui, perché lui e i suoi compagni siano anche loro al posto.